Sono una persona che ha fatto la storia, sono venuto qui solamente perché sono stato invitato da miei amici, non volevo creare nessun problema, perché è giusto quando si commuoverà una persona, un giocatore, per quello che ha fatto e per quello che ha dato, mi fa un onore, perché il problema è che poi alla fine siete sempre voi a ricordare il passato. Che Luca vada ricordato per tutto quello che ha fatto e per quello che mi ha dato. Io mi ho dato un decennio diverso da quello che è stato lui, e penso che poi lui vi abbia lasciato qualche cosa che vi è rimasta, e per questo che siete qui. E questo mi fa onore e mi dispiace, io non voglio rubare la scena a nessuno, perché quello che ha fatto Luca è difficile da riprendere. Perché lui ha vinto, è stato un uomo, e questo quello che fate vi fa onore, ve lo dico con tutto il cuore, perché il calcio poi quando si gioca e quando si finisce è un'altra cosa. Voi rendete ancora importanti le persone che vi hanno dato, come rendete importante a me per il passato che è stato, e vi ringrazio ancora di tutto per quello che ancora state facendo per me. Che una persona che ha fatto più di me, nel senso perché è stato campione d'Italia, ha vinto una coppa, delle coppe, ha vinto Siamo solo Sant'Anna, abbiamo solo nel cuore, dice tricolore, dice tricolore, siamo solo Sant'Anna. Fa solo che io vi ringrazierò per tutto quello che c'è stato fra me e voi, spero che tutto questo si possa contraccambiare, spero che un futuro vi possa anche dare qualche cosa in più di quello che ho fatto in campo. Io ci ho messo tutto, ci ho messo per voi, ma se sono venuto a Genova l'ho fatto principalmente per una situazione sentimentale, ma solo per voi, perché voi mi avete tenuto in vita per quello che avete fatto per me in questi 12 anni della mia storia. Vi racconto una storia di Gianluca, che quando nel 2001 allenava al Watford, si allenava a Bogliasco, prima, dopo di noi. Io sono andato lì, gli ho stretto la mano, perché io ancora personalmente Gianluca ci avevo giocato contro, ma non ho avuto il piacere di conoscerlo. Sono andato lì per il rispetto per quello che aveva fatto la Sampdoria, perché io ho portato il 10, lui il 9, però già si parlava già di situazioni, di numeri e tutto quanto. Io gli ho chiesto scusa, Gianluca, gli ho detto guarda, io cerco di portare il tuo numero, chi viene porta il tuo numero. Lui mi ha detto solo una cosa, non conta i numeri che portate, è quello che fate con la maglia della Sampdoria. E ora a raccontarvi quello che mi ha detto. Continuate ancora a credere in quello che ha detto lui, perché lui è stato una grande persona e lo sarà per sempre, per tutta la vita. Grazie ancora per tutto. Grazie a tutti.
Salvatore.